È difficile trovare le parole in una giornata come questa, quando tante ne sono già state dette e scritte per Laura e Andrea. La morte di Laura Porta, incinta di 8 mesi, il piccolo Andrea, ha colpito recentemente la Misericordia di Pistoia, dove Laura prestava servizio di volontariato. Laura continuerà a vivere all'interno della confraternita, oltre che nel ricordo dei compagni che hanno condiviso con lei tante ore di servizio, anche grazie alla commovente donazione di presidi sanitari che il compagno, Antonio Fasano, ha donato grazie ai fondi raccolti in memoria di Laura e Andrea attraverso tutte le persone che gli sono state vicine in questi momenti terribili. Quei presidi che portano il suo nome aiuteranno tante persone come lei avrebbe voluto. Sono arrivate tante donazioni e ho preferito dare tutto quanto in donazione. Ho dato metà alla Misericordia e metà al Maier. Almeno sono stati utilizzati nel miglior modo possibile. Abbiamo fatto tante notti insieme durante tutto il periodo della pandemia e quindi ancora oggi è ancora più toccante, no? Il fatto di poter avere questi dispositivi che sono tutti intitolati a lei. L'abbiamo fatti volutamente perché vogliamo che anche chi arriverà un giorno possa dire chi era Laura, no? E Laura è la nostra sorella volontaria, davvero molto brava e molto entusiasta della vita e del servizio agli altri. Quindi credo che il modo migliore per onorare questa donazione che Antonio ha voluto fare la Misericordia non ci sia che appunto questi dispositivi che sono stati sicuramente e saranno un aiuto importante per la comunità.